Ciao a tutti amici e benvenuti nel finale di Omori. Crediamo e crederemo sempre in te, qualsiasi cosa accada. Un leggero vuoto. Vuoi posare quei spartiti? Sì. Il parco è pronto per te. Vuoi suonare il violino? Wow. E eccoci qui. Oh. Lotta contro Mori? Attacchiamo con Allegro? Ahia, fa male lui però, eh. Facciamo il bis. Ah, dovevo farlo prima forse il bis però. Ahia. Omori fa male, eh. No, perso. Meriti solo di morire. Cosa? Ah, quindi si può perdere effettivamente. Vuoi riprovare? Beh, direi di sì, eh. Quindi, a parte che è fattibile se lui fa veramente le cose che ha fatto prima. Vai. Potrei anche fare ricorda e curarmi. Io attacco con... col violino attacco. Con l'arco del violino. Ah, però se lui però mi colpisce prima... Ah no, mi curo prima. Gli amici, quelli veri, ci sono e ci saranno sempre l'uno per l'altro. Ah, mi ricarico tutto, che bello! Oh no. Omori non soccombe, eh. No. Quanti danni.
hai causato così tanta sofferenza e non hai mai fatto nulla per rimediare. Per questo non hai ottenuto niente in cambio. Mi sono ricordato del desiderio di Aubrey. Mi auguro che tu possa trovare un po' di pace, o magari, perché no, essere nuovamente felice. I tuoi amici non ti perdoneranno mai. Ti abbandoneranno così come tu hai fatto con loro. Questo è ciò che meriti. Omori non soccombe. Però questo è l'ultimo, amico mio. Ripeti che non vuoi essere un peso per gli altri, ma la verità è che sei uno schifoso egoista. Semplicemente non vuoi che le persone dipendano da te. Non hai mai pensato agli altri? Smettere di lasciare che le persone si prendano cura di te? Dici che tieni a loro, ma sei solo uno sporco bugiardo. Non hai mai fatto niente per nessuno. Sei inutile. Che dico, inutile è quasi un complimento. Perché non chiamarti per ciò che sei? Un disgustoso e perverso assassino. Mi fai schifo. Abbiamo commesso l'errore di allontanarci a vicenda, proprio quando avevamo bisogno l'uno dell'altro, ma questa volta rimarremo uniti. Le persone come te non meritano di vivere. Ok, lo stesso di prima. Oh, cavoli. I tuoi amici si sbagliano sul tuo conto. La persona che amano, a cui vogliono bene, non esiste più. Li lasci credere in una bugia solo per proteggerti. Forse un giorno ogni cosa tornerà come prima. Sei così falso, ma non preoccuparti, quando sapranno la verità, ti odieranno più di quanto odi te stesso. Se la realtà verrà a galla, perderai per sempre la loro fiducia. Non importa ciò che farai, sarai inutile e senza speranza, proprio come te. Ogni tua azione peggiorerà solamente le cose, quindi sì, sarebbe meglio se morissi. Riuscirai a perdonare te stesso, vero, Sunny? Hai ammazzato Mari. Ti voleva bene e l'hai uccisa. Hiro l'amava e tu l'hai uccisa. Aubrey le voleva bene e tu l'hai uccisa. Kel le voleva bene e tu l'hai uccisa. Basil le voleva bene e tu l'hai uccisa. Per te era tutto e l'hai uccisa. Meriti solo di morire. Quindi devo perdere proprio. Vuoi continuare? Sì? Certo. Che domanda è?
Ah, quindi questo era. Potevo fare no e avevo un finale alternativo? Ah. Io non ho parole. Sono molto molto triste. Vorrei solo trovare un punto di salvataggio e riposare un attimo il cervello.
Quindi dobbiamo inseguirli. Però Basil va giù. Oh, devo fare una scelta qui. Ma direi di andare dai nostri amici prima. Magari c'è qualcosa. Non posso andare. Ah! Quindi per forza da Basil. Va bene. Niente, nessun punto per salvare. Quindi siamo stati ricoverati entrambi. Una